preoccupanti per quanto riguarda la nostra spesa pensionistica futura sono quelli che prevedono una forte riduzione dei flussi migratori. Questa riduzione è in atto perché i flussi migratori cominciano a non essere più sufficienti a compensare il calo della popolazione autoctona e quindi noi stiamo perdendo persone. Le proiezioni demografiche ci dicono che anche nel giro di pochi anni, se i flussi dovessero ridursi ulteriormente o addirittura azzerarsi, perderemmo città intere in termini di popolazione italiana. E questo è un problema molto serio per il nostro sistema pensionistico, perché ha al suo interno delle regole che sono in grado di adeguarlo al fatto che la gente vive più a lungo, alla longevità, ma non è in grado di adattarsi al fatto che diminuiscono le coorti in ingresso, le coorti di contribuenti che entrano nel sistema pensionistico. Quindi questo è un problema serissimo. Io penso che chiunque abbia in mano, abbia un ruolo, la classe dirigente diciamo, del paese, debba spiegare agli italiani questo problema. C'è un problema demografico e questo è un problema dell'immediato, non è un problema fra 10 anni. E anche guardando al tema dell'immigrazione bisogna guardare a questo problema, perché volenti o nolenti l'immigrazione è qualcosa che può darci il modo di gestire questa difficile transizione demografica, anche perché mettiamo pure che gli italiani ricomincino a fare figli, è cosa che tutti auspichiamo ma che è molto difficile fare, ci vorranno almeno 20 anni prima che queste persone comincino a pagare i contributi. Avere più immigrati regolari ci permette fin da subito di avere dei flussi di ingresso nel nostro mercato del lavoro, dei flussi contributivi significativi.